sono appena tornata a casa perché sono andata a fare la spesa e devo pure correre a studiare, però ho pensato di farvi vedere gli acquistini che ho fatto, visto che la scorsa volta, quando ho fatto il video sempre sugli acquisti da Natura Sì, dal biologico, queste cose un po' particolari, insomma, vi era piaciuto parecchio, quindi ho detto va bene, proviamo a rifarlo. Io spero che questo video vi piaccia, vi tenga compagnia, vi dia qualche stimolo, qualche spunto, non lo so, e vi lascio alle cose che ho preso. La prima cosa che ho preso è il tempeh. Io amo follemente il tempeh. Questo qui l'ho preso nel negozio Famiglia della mia città. Se non sbaglio era anche in offerta, però di questo non mi ricordo il prezzo. Nel tempeh la soia viene semplicemente compressata, quindi non viene frullata, diciamo che la soia è intera, infatti la consistenza è un pochino più granulosa, ha un sapore, un gusto fantastico, unico. Ho preso poi anche i würstel di questa marca, Natura Nuova. In realtà non l'ho mai provati questi qui, sono con farro e soia. I würstel di soia o di comunque di seitan li ho provati, però di questa marca, ripeto, mai. E anche questi li ho presi dal Famila. Sempre dal Famila ho preso lo spalmabile della Valsoia, che non è sanissimo, però ogni tanto lo prendo perché è abbastanza gustoso. Poi io, quando ancora non ero vegana, ero follemente innamorata di tutti questi formaggi spalmabili, quindi ogni tanto prendo questi qui, queste alternative appunto vegan. Ok, adesso passiamo alle cose che ho preso da Natura Sì. Ho preso, vabbè, il solito yogurt, perché se non è questo è quello della Soyasan, ormai ve l'ho già detto in 800 salse. I soliti cereali, questi qui sono sempre della marca Ecor, e in realtà li sto preferendo ultimamente perché comunque sono senza glutine, quindi almeno nei cereali evitare un po' va bene. Poi semplicissimi, ho preso i ceci, questi qui li prendo in realtà ovunque, questi in scatola, un po' di legumi in scatola, io preferisco averli in casa per sì e per no, e questi qui sono soltanto con ceci, acqua, non c'è nemmeno il sale, quindi perfetti. Questi biscotti non li mangiavo da una vita, sono tra i miei biscotti preferiti, sono della marca Ecor anche questi, e sono con l'avena e con le gocce di cioccolato. Io li amo da impazzire, e veramente questi qui erano mesi che non li mangiavo, perché da Natura Sì, dove vado a fare la spesa qui a Bari, non li trovavo mai, invece adesso li ho visti, erano anche in offerta, tipo sui 2,70€, 2,30€, non ricordo, quindi li ho presi. Ho preso lo zucchero integrale di canna perché l'avevo quasi finito, e questo qui è uno di quelli che prendo più spesso, in realtà sempre da Natura Sì. Queste due, allora, ho già preso sempre della stessa marca altri due gusti di queste chewing gum biologiche, biodegradabili, dolcificate con sciroppo d'agave. Avevo provato quelle alla cannella e quelle alla menta, e le ho finite entrambe, mi sono piaciute. Quelle alla menta di più, quelle alla cannella si sgretolavano un po' in bocca, e quindi ho voluto provare queste al lime e queste alla menta verde, dovrebbe essere alla Prea Mint, non so cosa sia, però credo sia una menta più forte, non lo so, mi sa di questo. Queste qui in realtà costano un pochino, perché costano 2,90€ e sono poche, però ogni tanto, voglio dire, non sto sempre con la chewing gum in bocca. Tra l'altro fatemi sapere come si dice nella vostra città chewing gum, gingom, cicche, perché ogni volta che qui dico magari ai miei amici vuoi una chewing gum, mi guardano tutti male. Boh, forse si usa solo nella mia città, fatemelo sapere, io mi sento sola. Cioccolato, in realtà questo qui è un pochino caro, perché io lo trovo dolcificato sempre con dolcificanti naturali, magari della marca della Coop o dell'Eurospin, li trovo entrambi, però sono mesi che non sto trovando né il cioccolato della Coop né quello dell'Eurospin, perché ogni volta è finito, quindi ho detto vabbè, basta, ora voglio questo qui, e quindi me lo sono preso comunque, anche se costava sui 2,10€, che comunque è un po' tantino per 100 grammi di barretta di cioccolato, però va bene. Nachos, questi qui anche erano un po' un furto, costavano tipo 2,70€, e sono fritti, adesso lo sappiamo, quindi farò la brava, ne mangerò pochi e con parsimonia. Amo
amore folle. Latte di riso e cocco. Se amate il cocco dovete assolutamente provare questo latte vegetale, è buonissimo. Ho preferito questo qui a quella alla nocciola questa volta, uno perché, boh, non lo so, mi ispirava il cocco in questo periodo, e anche perché costa leggermente meno, quindi ho detto vabbè dai, prendiamo questo, visto che in genere quando devo sgarrare prendo quella alla nocciola. Oggi ho variato e ho preso questo al cocco. Ultime, ma non per importanza, ho preso due di panna di soia da tenere in casa, così non si sa mai, per l'evenienza, quando vado di fretta magari. Sono buone, sono saporite, non hanno ingredienti troppo schifosi, e poi erano anche in offerta, quindi costavano un po' meno, sempre tanto, perché costavano tipo 1,90€, però vabbè dai, e le teniamo, le facciamo andare bene. Ok, vi parlo da qui sotto. Questa è tutta la spesa che ho fatto oggi. Io torno a studiare e spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia dato qualche spunto, qualche idea interessante. Vi ricordo che i video escono ogni giovedì alle 14. Vi ringrazio se avete deciso di iscrivervi al canale, se avete lasciato un pollice in su. Io vi mando un bacio e noi ci vediamo prestissimo con un nuovo video. Ops.